L'Odissea nell'Agenzia Spaziale Italiana comincia l'apertura degli uffici della nuova periferica e futuristica sede di Tor Vergata, struttura perfetta per chi si occupa di vettori e navicelle, satelliti e astronauti. Con i 300 impiegati entrano 15 finanzieri della Polizia Tributaria e altrettanti carabinieri del nucleo investigativo, inviati dai PM di Roma, Ielo e Palazzi, che dopo la denuncia di un funzionario hanno cominciato a indagare su un giro di sospetti illeciti. Tangenti, appalti truccati, fatture false, nomine non dovute, consulenze ed eventi poco chiari, come ad esempio un meeting a Napoli costato 4 milioni. Tra Roma, Caserta e Torino la polizia giudiziaria entra nelle case e negli uffici di 7 persone indagate per corruzione e concussione. Il nome più importante è quello di Enrico Saggese, dal 2009 presidente dell'agenzia, ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione. Avrebbe abusato della sua posizione di vertice e dei poteri da essa derivanti. Saggese è presidente anche del Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali con sede a Capua nel Casertano, eppure lì perquisizioni. Così come alla Artwork e alla Space Engineering di Roma, la prima allestisce eventi e avrebbe omaggiato il presidente Saggese con una carta di credito ricaricabile. La seconda avrebbe avuto con ASI rapporti di servizi e forniture che non convincono. In Piemonte, Finanza e Carabinieri sono andati alla Eurofiere di Rivoli e alla Gedit di Torino, di Elena e Vittorio Sette, coinvolti, sembra, in un giro di false consulenze. Qui c'è indagata un'intera famiglia. Oltre ai titolari, i due figli, Mario Giacomo e Francesca Sette, addetti stampa del presidente di ASI, Saggese. Lei, arrivata lì tramite Finmeccanica, opera in tandem con la Sistina Travel, l'agenzia anch'essa oggetto di perquisizioni che organizza le trasferte dei dipendenti di ASI e dei loro ospiti. Viaggi faraonici, si racconta, che prevedevano anche momenti di svago e di relax, come l'esperienza americana del 2010. Il lancio del satellite Cosmo dalla base californiana di Vandenberg. Per gli ospiti dell'Agenzia Spaziale Italiana, Francesca Sette aveva previsto anche una puntatina a Los Angeles. I giornalisti che erano al seguito ancora ne parlano.